Palazzo Zabarella a Padova c'è una mostra evento molto molto interessante dedicata al simbolismo in Italia. Un saluto a tutti i nostri amici viaggiatori sempre alla ricerca dei luoghi e degli eventi più belli vicini a casa nostra. Come dicevamo, Padova protagonista in questa puntata di Viaggiando Viaggiando. Ma prima di lanciare la sigla permettetemi due battute, perché per noi di Viaggiando oggi è una puntata molto particolare, molto speciale. Festeggiamo un po' il nostro compleanno, infatti questa è la puntata numero 400. Quindi due battute per ringraziare tutte le persone che lavorano dietro la telecamera, che in queste 400 settimane hanno fatto sì che questo programma vada in onda regolarmente ormai da più di 8 anni. E un ringraziamento molto particolare e speciale va a tutti quanti voi che ci dimostrate sempre un grandissimo affetto. In chiusura di questa presentazione voglio ricordarvi e voglio annunciarvi alcune novità. Già da un paio di settimane abbiamo cercato di creare un rapporto sempre più diretto con voi creando una pagina di Facebook, quindi se cliccate e cercate su Facebook Viaggiando Viaggiando trovate una nostra nuova pagina dove potrete rivedere le puntate, dove trovate anche però delle gallerie fotografiche e dove cerchiamo appunto di creare un rapporto molto diretto. In più, novità assoluta da questa puntata, abbiamo cambiato il formato che ci state vedendo da casa, non andiamo più in onda in 4/3 ma andiamo in onda in 16/9 per far sì che questa produzione sia sempre più all'altezza dei tempi e naturalmente di vostro gradimento. Con questo è proprio tutto, non vogliamo fare tante parole, noi abbiamo sempre cercato di dimostrare con i fatti appunto con questa produzione, quindi anche per oggi iniziamo il nostro viaggio, naturalmente subito dopo la sigla. Abbiamo detto protagonista di questa puntata è Padova città. Iniziamo il nostro viaggio proponendo la mostra che è in atto in questi giorni fino a febbraio sul simbolismo in Italia. Ho il piacere di avere a fianco a me Federico Bano, presidente della Fondazione Bano. Innanzitutto facciamo un attimo una presentazione a quella che è la fondazione da lei presieduta. Di cosa vi occupate? La fondazione è nata nel 1996 al termine di un gigantesco lavoro di restauro del palazzo che l'ho visto coinvolto dalle fondamenta e quindi dalle memorie antiche romane fino poi ai giorni nostri, dopo questo restauro che era propedeutico a creare un centro culturale, un centro espositivo, si è fondata appunto Fondazione Bano. L'obiettivo era di fare di questo luogo un centro culturale che fosse l'occasione di approfondire studi per l'arte italiana tra 8 e 900, però non tanto centro espositivo e basta, ma appunto centro di ricerca che una volta all'anno in autunno produca anche un grande evento che è la conclusione appunto di questi grandi studi fatti. Quindi avete già capito, siamo a Palazzo Zabarella, un luogo meraviglioso per un'esposizione come quella che fra pochi minuti andremo a scoprire. Perché il simbolismo in Italia? Affrontando il tema tra 8 e 900 e affrontando questa ricerca, abbiamo affrontato e alcuni autori importanti, ricordo Boldini, ricordo Signorini, ricordo Hayez, e anche i movimenti che questi artisti, alcuni di questi artisti, hanno cavalcato. È stata l'occasione tempo fa della grandissima mostra che ha avuto successo dei Macchiaioli e ora abbiamo un altro movimento, il simbolismo, che è un movimento che accade a cavallo tra 8 e 900. Presentiamo appunto questo movimento, abbiamo detto a cavallo fra 8 e 900, un movimento, possiamo definirlo un movimento di rottura per quell'epoca? Certo, con il simbolismo inizia le grandi stagioni delle avanguardie. In Francia un poeta fa il manifesto del simbolismo e accende una miccia.
Da lì si scatena, non solo per la poesia, non solo per la musica, ma anche per le arti visive, una stagione importante. Tocca molto, ovviamente, tocca un po' la Francia, viene raccolto immediatamente questo messaggio tra Germania e Austria, ma tocca anche molto l'Italia. In Italia quali sono gli artisti più importanti? Nel 1991, alla Triennale di Milano, c'è un grande confronto tra la maternità di Previati e le due madri Segantini. Ecco, sono i primi due artisti che, attraverso la tecnica del divisionismo, che viene appunto inventata in questi momenti, perché c'è simbolismo e divisionismo che si sposano, una è i contenuti, l'altra è la tecnica, questo è il momento fondante. Le due opere a confronto hanno un enorme successo e quindi possiamo dire che c'è non una corrente italiana simbolista, ma artisti italiani simbolisti che si confrontano con il resto dell'Europa. Iniziamo il nostro viaggio, questa siamo nella prima sala dedicata alla maternità, ma Presidente, quanto incide il simbolismo nel nostro paese? Da un punto di vista storico-artistico moltissimo, da un punto di vista temporale tutto sommato per un momento breve, esattamente dal 1891 con la presentazione alla Triennale di Milano delle due opere che vedremo tra un po', e ha il suo momento massimo di splendore nel 1907, quando alla Biennale di Venezia ci sarà un grande confronto tra gli artisti italiani e gli altri artisti europei. Parliamo un attimo delle due opere che si trovano in questa prima sala, due opere veramente molto importanti. Le due opere sono la maternità di Previati e le due madri di Segantini, che segnano, come dicevamo, la partenza del simbolismo, ma anche del divisionismo italiano. E lì Segantini ha un successo strepitoso, perché pur con la tecnica divisionista ha ancora un realismo e un verismo nel rappresentare le figure, si leggono molto bene e quindi è un'opera stupenda, ma diremmo oggi in maniera molto superficiale, di poca rottura. Chi fa scalpore è Previati, perché con una tecnica divisionista, ma scalata nella materia, usando molta materia, tanto da essere, per dire in modo molto semplice, poco leggibile in un primo momento, ma di grande suggestione, fa un'opera fondamentale per segnare il simbolismo e il divisionismo, ma ha diviso anche in quel momento la critica. Gran parte di essa gli fu un po' contraria. E Previati avrà difficoltà per tutta la sua vita a essere compreso in questo suo modo di dipingere. Presidente, parliamo del percorso che avete voluto ricreare in questa mostra. 8 sono le sezioni, in questo momento ci troviamo nella sezione del mistero fra vita e morte. Vita e morte
è una delle grandi problematiche dei simbolisti. Loro rifiutano il mondo presente, il mondo reale, la vita quotidiana, e vanno a vedere quello che non si vede, cioè quello che sta dentro l'uomo e quindi la sua interiorità. E lì ovviamente anche tutte le inquietudini che accompagnano l'uomo. E quindi quando parliamo del mistero della vita parliamo della nascita, e abbiamo visto una sala dedicata a questa questione, ma anche la crescita, ma anche il disagio dell'isolamento, della vecchiaia, le difficoltà che l'uomo incontra nel percorso della sua vita. E quindi la nascita, l'abbiamo detto, ma anche la morte, ma anche le difficoltà. Questa opera che abbiamo di fianco è Petro di Rosa, è la compagna di Segantini in un momento difficile della sua vita e della coppia, evidentemente. Lei ha avuto una grandissima, gravissima malattia, si sta riprendendo, è un momento della convalescenza, e in questo appunto si percepisce ancora una volta il mistero e la problematica del vivere. E noi è arrivato il momento della nostra prima interruzione pubblicitaria. Tra pochi istanti ritorneremo sempre qui a Padova per parlare di questo bellissimo evento che è questa mostra dedicata al simbolismo in Italia. Prima della pubblicità voglio ricordarvi che però che da qualche settimana siamo su Facebook, quindi cercateci cliccando Viaggiando Viaggiando. A tra pochissimo, vi aspetto. Il simbolismo italiano a Palazzo Zabarella, sempre protagonista in questa puntata di Viaggiando Viaggiando. Naturalmente siamo a Padova con Federico Bano, presidente della Fondazione Bano, per fare questo percorso in questo evento che, ricordo, sarà possibile visitare e venire a vedere qui a Padova appunto fino a febbraio. Siamo in una sala molto particolare, presidente, la sala dedicata al sogno. Questa sala fu pensata e voluta da Plinio Nomellini e Galileo Chini, in quel momento due tra i maggiori protagonisti del simbolismo italiano, i quali la progettano addirittura due anni prima, nel 1905, partendo da uno spunto curioso, visitando il Torcello e vedendo lì quella magnifica abside che tutti conosciamo, quella magnifica chiesa. Vogliono riprodurre quell'idea, per portare l'idea del sogno, in un'abside ricreata apposta nei giardini della Biennale. Lì convergono una ventina di opere di artisti italiani più opere di artisti stranieri. La fortuna è, e la curiosità è, che a Palazzo Zabarella c'è una sala analoga fatta in forma di abside, ed è esattamente qui che abbiamo voluto creare maggiormente quella suggestione voluta da loro. Ecco, non sono esattamente tutte le opere, ma molte di quelle che erano in quel momento in quella sala, e ricordo nuovamente che il 1907 segna il momento culminante del simbolismo per l'Italia. Con alcune curiosità, un trittico di opere
pensate e create per allora. Già una di quelle non poteste nella sala perché fu venduta prima, e qui le ricreiamo insieme in maniera molto singolare, perché non solo sono insieme e poi furono disperse all'epoca, ma ancora di più che a quella biennale, le abbiamo tutte e tre, piuttosto che un magnifico portale che era la sala, il portale che collegava le due sale, quella del sogno e quella dei profumi e degli aromi, si passava di sotto, fatta in marmo, un marmo molto particolare, ebbe allora uno sponsor, un cavatore di marmo che pagò questa iniziativa della sala del sogno, ed è un marmo speciale trattato anche in modo artificiale per ricrearne un colore particolare. Anche quella è una suggestione simbolica. With every wave that breaks over love letters in the sand. Molte sono le sale, le opere sono veramente bellissime, però purtroppo i tempi televisivi, anche se ne abbiamo un magazine di mezz'ora, praticamente sono sempre ristretti, dobbiamo sempre fare una cernita, però naturalmente invitiamo tutti i nostri amici telespettatori. Voglio ricordarvi, fino a metà febbraio in centro a Padova c'è questa mostra veramente molto molto bella. Siamo nell'ultima sala. L'ultima sala racconta, con confronti tra artisti italiani, Tito, Previati, Sartorio, ma Klimt, ma von Stuck, un momento speciale. È il 1910 a Venezia, la Biennale, una delle biennali più importanti, che decreterà il successo planetario mondiale di Klimt. Klimt lì avrà una grande sala con 20 opere e diventerà il pittore del Novecento, forse più famoso in tutto il mondo. Questa sala racconta uno dei tanti interiorità dell'uomo, l'amore, il rapporto tra uomo e donna. Ma come l'ha rappresentata la donna, specialmente in quest'ultima sala? La donna è sovrasta l'uomo, è donna fatale, è donna però che porta anche alla perdizione. È il caso di von Stuck con Eva, con un serpente in agguato appunto con Eva, pronto a colpire, ma è anche il caso di la Giuditta o Salomè, addirittura due miti fusi in un'unica opera, che Klimt rappresenta. E la rappresenta in una maniera drammatica. La donna ha una sua forza e una sua violenza, la vediamo soprattutto nel volto e nelle mani, con delle dita che sembrano artigli, pronti a colpire, pronti a ferire. Perché il nostro telespettatore deve scegliere di venire qui in centro a Padova, a Palazzo Zabarella, per venire a visitare questa mostra, Presidente? La mostra è semplicemente spettacolare, ha opere mai viste insieme nella loro totalità, ma sono assolutamente spettacolari, ed è un racconto assolutamente nuovo. Il simbolismo finora è stato visto in una chiave solamente europea, ora noi lo rappresentiamo in una chiave altrettanto suggestiva, che è quella dei più grandi artisti tra 8 e 900 italiani a confronto con grandi artisti stranieri. Quale sarà la prossima scommessa della Fondazione Bano? Una magnifica mostra, l'artista sarà l'italianissimo De Nittis, in realtà è un pittore, come lo vedremo l'anno prossimo qui, nello stesso periodo, che riesce tra Parigi e Londra a creare la sua grande fama e grande prestigio all'arte italiana. Voglio ricordarvi che per avere qualsiasi informazione basta cliccare su qualsiasi computer www.palazzozabarella.it.
E siamo alle battute finali anche per questa puntata di Viaggiando Viaggiando. Permettetemi, come abbiamo fatto all'inizio, di ringraziare ancora tutte le persone che in queste 400 puntate hanno fatto sì che questa produzione sia in onda da 8 anni, tutte le settimane puntualmente su Telechiare. Questo voglio ringraziare veramente tutti, non posso fare un elenco perché sono talmente tante le persone che ho veramente paura di dimenticare. Voglio ringraziare naturalmente anche tutti quanti voi telespettatori che ci dimostrate veramente un grandissimo affetto. In chiusura ricordiamo le novità che partono proprio da questa settimana. Facebook è già partito qualche giorno fa, la nostra pagina, dove trovate naturalmente tutta una serie di curiosità, oltre che alle puntate che potete trovare anche su YouTube, ma anche, dicevo, tutta una serie di curiosità con delle gallerie fotografiche, dove vogliamo creare un rapporto sempre più diretto con tutti quanti voi telespettatori. Poi naturalmente, per parlare con noi, potete inviarci una mail al nostro indirizzo di posta elettronica, che è viaggiando@telechiara.it. Per oggi è veramente tutto, grazie ancora, auguri e complimenti a tutte quante le persone che sono dietro la telecamera, quindi che non vedete in prima persona. L'appuntamento con noi per altri viaggi, per la scoperta di altri luoghi vicini a casa nostra, sempre da Padova, è alla settimana prossima, quindi l'appuntamento è fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete, e come di consueto, viaggiate assieme a noi.